Vabbè, dai, ma come cazzo si fa? Ma come cazzo si fa, dai. Vabbè. Allora, faccio questo video oggi pomeriggio. Avete visto? Ho messo i più recentissimi fatti di cronaca. Ho fatto una ricerca su Google, ce ne stanno una marea. Quindi, chi vuole, chi è curioso di andare a vedere fin dove arriva, la vergogna, proprio la vergogna dell'uomo. Di chi approfitta delle disgrazie per andare a fare questi gesti dove ci stanno le famiglie colpite dal terremoto, cioè davvero ragazzi, io non c'ho, non so come si possa fare a trovare ancora, ad avere ancora fiducia nel genere umano perché siamo capaci, come ho detto nel video, sfogo. Di oramai quasi di un mese fa, siamo in ogni frangente il genere umano è capace di dare il peggio di sé, sempre e comunque. Tu pensi che abbiamo toccato il fondo, che abbiamo toccato, che stiamo raschiando il barile, ma ti sbagli proprio clamorosamente. Allora io ho messo, come detto all'inizio video, i recenti fatti. Qui di questa zona, perché ci sta il più recente di Norcia, che è di ieri, dove ne sono stati di sciacalli, di presunti sciacalli, ne sono stati fermati tre, due da Cesena e due cesenati ed un romano, tutti con precedenti. Si aggiravano di notte, chissà che cazzo stavano a fare a Norcia, cosa cazzo stavate facendo a Norcia, quello. Cosa gli danno? Gli danno il foglio di via. A Norcia non ci puoi tornare per 3 anni, perché se ti danno il foglio di via per Norcia, questo magari non ti vieta di andare a Camerino, di andare ad Amatrice. Io non lo so, io non lo so. Comunque, ma io dico anche porca puttana il fatto che tu con chi per te, con gli altri due cialtroni che ti porti al seguito, parti con l'intento di. Questi ci partono, ci sono partiti da Roma, dalla Puglia, ci vengono dalla Puglia, adesso per non parlare di quelli che ci vengono dall'estero, cioè è una cosa inconcepibile, le nefandezze dell'animo umano. Comunque, vabbè, gli ultimi due sono quelli di Norcia, poi io qua ho messo, insomma, quelli di Amatrice, addirittura questi qua ad Amatrice che si sono spacciati come volontari e rubavano gli aiuti per i terremotati, cioè ce ne rendiamo conto, ce ne rendiamo conto. Poi ci sta qua i quattro del Maceratese, tra 23, vabbè, i 4, 23, 27 anni. Poi chi caspita ci ho messo qua, io manco mi ricordo, questi erano quelli di Norcia. E poi, vabbè, le due donne rumene fermate a Camerino. Comunque, io ho messo, avete visto all'inizio video la cronaca, ho messo la cronaca recente di questa vergogna, e poi ho messo questo post che ha fatto questa mia carissima amica su Facebook. Voi immaginate questa famiglia che ha perso la casa, che oramai da quasi un mese vive in una tenda o magari in un centro sfollati, tornano a casa con i tecnici del comune, della protezione civile, di quello che è, e scoprono che a casa ci sono passati i ladri. Perché oltre al danno, io penso al papà, al padre di questa mia amica, cioè tu perdi il lavoro di una vita, la casa è il bene più prezioso. Io purtroppo non posso, io sto in affitto, non, io, beh, comprare casa per me è proprio l'utopia più totale, no? Voi pensate a una persona che ha lavorato una vita e il frutto di una vita è la tua casa e la perdi per colpa della natura, e quindi non c'hai manco con chi cazzo pigliartela, perché sento pure callo, perché mi girano i coglioni, perché con chi cazzo te la pigli, con chi cazzo te la pigli, con chi te la prendi?
Nonostante questo, vai a casa e scopri che ci sono pure passati i ladri. Io li vorrei vedere in faccia questi pezzi di merda. Li vorrei guardare in faccia questi pezzi di merda, perché siete dei pezzi di merda. Poi, vabbè, gli danno il foglio di via, ma se li prendi, perché non li sbatti in galera e butti via la chiave? Gli date il foglio di via, ma chi cazzo ci tutela in Italia? Voi mi dite chi ci tutela in Italia? Anche in queste situazioni nelle quali siamo ancora più deboli, scusa un attimo amore, siamo ancora più deboli all'innocenza dei bambini. Poi... succede quello che è successo a Tolentino, la settimana scorsa. Due li hanno beccati sul fatto, sul fattaccio, col sorcio in bocca. Mi si intreccia pure le parole perché mi girano troppo. Cosa? L'hanno menati, li hanno bastonati. Allora la violenza è sempre deprecabile, è sempre condannabile, però come fai a non giustificarla in questi frangenti? Li hanno mandati all'ospedale. E qui chiudo, il messaggio era di solidarietà a questa mia amica che sta vivendo questo momento di grande difficoltà, perché ripeto, non basta, su YouTube di questa cosa qua non ne parla nessuno, non frega un cazzo a nessuno dei grandi YouTubers, i grandi YouTubers di YouTube Italia. Pensate ai giochetti, pensate alle challenge e agli scherzi, al prank, a tutte le stronzate di cui riempite i vostri canali. Ecco, c'è anche questo, ci sta anche questo. Ne parlo io perché non ne parla nessuno, perché è una vergogna, e li vorrei vedere in faccia questi pezzi di merda che approfittate delle disgrazie delle persone ulteriormente, Non è soltanto che hai perso la casa, te ci passano anche questi pezzi di merda. Bene, viva l'Italia. Ciao a tutti.